Piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Oggi giornata di martedì, giornata corrispondente al pianeta Marte, quindi giornata di coraggio, giornata di azione, giornata di forza, ma una giornata particolarmente importante per i segni d'aria. Vediamo cosa hanno da raccontarci gli astri per oggi, martedì 30 maggio 2023. Prima di avventurarci in questa sintetica analisi delle posizioni planetarie più significative di oggi e via via di seguito, segno per segno, come queste si esprimono, ti ricordo sempre, per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, a produrre per te contenuti sempre più curati, interessanti e accattivanti, qualora ancora non avessi fatto, di iscriverti al canale, mettere un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica, e se ho piacere anche metterci un commento qui sotto. Inoltre ora è la possibilità anche più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonate e abbonati, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti nel mio astroblog o in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi, per così dire, generalisti dedicati alla posizione del Sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o il tuo ascendente, hai la possibilità di indagare, se lo desideri, in maniera più specifica, mirata, su ogni aspetto che ti stia particolarmente a cuore, dall'amore, i rapporti affettivi con chi ti vuole bene, i rapporti con i figli, con i genitori, il lavoro, la professione, la tua realizzazione appunto dal punto di vista professionale, lo studio, i viaggi, il business, il denaro, le amicizie, ogni aspetto per te di rilievo, richiedendo appunto un consulto personalizzato in privato secondo le modalità che trovi riportate sempre nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi entrare in possesso in prima persona di queste chiavi interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online on demand di astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi che ho strutturato su misura alle tue esigenze di orari, di giornate di studio, per consentirti passo dopo passo in maniera graduale di acquisire queste conoscenze, di queste metodologiche di interpretazione, di questi movimenti planetari di cui ti parlo in questi oroscopi, che sono la base appunto di questa meravigliosa mantica che è l'astrologia. Trovi tutte le indicazioni per poter partecipare nel mio astroblog. Ma entriamo nel vivo, diciamo giornata particolarmente importante per i segni d'aria, con una presenza lunare stabile dopo appunto questo arrivo del pomeriggio di ieri nel segno della bilancia, quindi questo senso spiccato ancora più del consueto di estetismo, di creatività, di questo senso di fascino che, oltre che grazie a questa luna che si fa sentire per i nati la prima e la seconda decada del segno della bilancia, così come per i nati la prima e seconda decada del segno dei gemelli e dell'acquario, subisce per così dire anche questo contributo, almeno appunto per bilancia e gemelli, di Marte positivamente presente nel segno del leone, invece un po' magari piuttosto fastidioso per l'acquario, che pur sempre appunto gode di questo sole di oggi e anche della luna propizi. Quindi una giornata all'insegna del porsi in posizione di spicco, in modo elegante, in modo veramente fascinoso, in modo creativo, in modo estetico, che appunto si fa sentire marcatamente soprattutto per questi segni. Viceversa, questa luna bilancina, questa luna molto aerea, potrebbe risultare un po' fastidiosa per i nati la prima e la seconda decada del segno dell'ariete, più diretto, più essenziale, più appunto impulsivo nel suo modo di porsi, così come appunto per i nati la prima e la seconda decada del segno del cancro e del segno del capricorno. Una luna sempre molto veloce, però appunto dal punto di vista emotivo potrebbe alterare un pochino il clima di questi segni. Sempre ottimale questa presenza anche dal punto di vista aereo, appunto con la sua presenza gemellina del Sole per i nati la prima decade, così come per i nati la prima decade della bilancia e del segno dell'acquario, con questo senso sempre di slancio, di apertura, di socievolezza, di curiosità verso l'opportunità che la giornata può porre. E a proposito appunto di questo interesse, di questo sviluppo dal punto di vista mentale, anche dal punto di vista progettuale, sia nell'ambito privato che professionale, sempre importante la presenza di Mercurio, presente
stabilmente nella seconda decade del segno del Toro, quindi per il Toro stesso, così come per i nati la seconda decade della Vergine del Capricorno, ancora grande costrutto, grande linearità, grande coerenza in quelli che sono i progetti, gli intenti da portare avanti, con questa buona soddisfazione che diventa veramente un procacciarsi dei vantaggi anche dal punto di vista, per così dire, monetario, economico, veramente con ottima soddisfazione. Anche per i nati la prima decade di questi segni, non dimentichiamo questo importante e epocale arrivo di Giove, che appunto per i nati la prima decade di Toro, Vergine e Capricorno, lo ripeto, risulta più che mai favorevole, più che mai una spinta fortunata in quelli che sono gli intenti più importanti. Dal punto di vista della vita più intima e personale, ancora presente questa presenza di Venere per i nati l'ultima decade del segno del Cancro, così come positiva per il segno dei Pesci dell'ultima decade dello Scorpione, un po' fastidioso, un po' altalante questi rapporti più di rilievo per i nati la ultima decade del segno del Capricorno, della Bilancia e dell'Ariete. Ma entriamo nel vivo con qualche dettaglio in più, segno per segno. Iniziamo da te, grintoso Ariete, in realtà quest'oggi un po' meno grintoso rispetto al consueto, se non altro dal punto di vista emotivo, e se appartiene alla prima e alla seconda decade. Potrebbe infatti farsi sentire in questo senso questa presenza lunare un po' smorzante appunto il tuo consueto buon umore. Ci pensa però la presenza di Marte, decisamente favorevole, sempre se appartieni alla prima decade, a ristabilire certe posizioni, a darti veramente questa carica aggiuntiva, questa carica giusta un po' in ogni frangente, sia privato che professionale, invitandoti a rivestire con un pieno agio quelle posizioni di rilievo che già normalmente sei in grado di rivestire, ma che quest'oggi appunto con questa presenza appunto lunare un po' sfasante riesce a essere ancora più importante appunto come presenza del Marte che ti governa per ristabilire appunto certe posizioni che ti competono, per così dire. Ottima sempre la posizione del Sole, se appartiene alla prima decade, con questa forma generale più che buona e questa capacità veramente di andare incontro alle situazioni più stimolanti della giornata con interesse, con curiosità e veramente con brio. Anche dal punto di vista mentale riesci a impegnarti con un senso di maggior lungimiranza, specie se appartiene alla seconda decade. Per te costante, coerente Toro, energie astrali un po' altalenanti nella giornata di oggi. Ci pensa comunque soprattutto il Mercurio favorevole, se appartiene alla seconda decade, a mantenere per te una sorta di garanzia di ottenere risultati ottimali nei tuoi progetti, soprattutto professionali ma anche privati, con un senso del costrutto, un senso realizzativo ancora più marcati rispetto al consueto. Non manca questa presenza importante di Giove, se appartiene alla prima decade, con questa spinta, per così dire, fortunata, positiva in tutti quelli che sono i tuoi intenti appunto più concreti, più costruttivi e anche più vantaggiosi dal punto di vista più che mai materiale. Ottima la forma generale, grazie al Sole se appartiene alla prima decade, ma ci mette magari lo zampino questo recente arrivo di Marte, sempre se appartiene alla prima decade, che ti invita ancora a non abusare delle tue forze, non fare dei passi, delle scelte, delle azioni che potrebbero risultare un po' controproducenti per te. Sempre ottimale anche la vita più intima e personale, se appartiene alla ultima decade, capacità di relazionarti veramente in maniera empatica, in maniera sensibile con le persone a cui maggiormente tieni, con l'eventuale partner, con chi ti ama e anche con chi ti vuole bene, con le persone che ti sono care, in quegli ambiti familiari di assoluto rilievo per te. Andiamo avanti con te, frizzante e intelligente Gemelli, più che mai quest'oggi con questo brio che ti viene conferito non soltanto dal Sole presente nel tuo segno, che si fa sentire marcatamente se appartiene alla prima decade, quindi con questo ottimo tenore generale, questa spiccata capacità da parte tua di andare incontro alle persone, situazioni che incontri con ancora senso di curiosità, questo senso di apertura, di socievolezza più marcati rispetto al consueto. Quest'oggi ci si mette in senso positivo anche la Luna, se appartiene alla prima e alla seconda decade, a rinvigorire quel senso fascinoso, quel senso gradevole, quel senso veramente piacevole di porti nei confronti delle persone con cui ti relazioni. Ancor più se appartiene alla prima decade con questa presenza
altrettanto favorevole di Marte. Per quanto riguarda il tuo modo di procedere nei tuoi intenti, sia privati che professionali, riesci comunque anche a impegnarti con un senso di maggior stabilità, un senso costrutto, maggior coerenza rispetto al consueto, appunto con questo Mercurio che ti governa, che ti invita appunto a spostare la tua attenzione su questo tipo di atteggiamento, su questo tipo di piano. Ottimale anche la vita più intima e personale, con momenti di buon coinvolgimento se appartieni alla ultima decade. Per te sensibile ed emotivo Cancro, momenti delicati nella giornata di oggi, particolarmente se appartiene alla prima e alla seconda decade. Si fa infatti sentire la luna che ti governa in maniera un po' fastidiosa, inducendoti in un certo qual modo a essere in una posizione un po', non dico snob, però non con quel senso di empatia, di vicinanza, di equilibrio che normalmente ti caratterizza. Una cosa molto transitoria, però appunto potrebbe esserci questa alterazione nel tuo modo di porti, nel tuo umore. Ottima la forma generale se appartiene alla prima decade, con una sorta di spirito più curioso in un senso positivo nei confronti delle situazioni che la giornata ti porta, e dal punto di vista mentale, sempre se appartiene alla seconda decade, la capacità più che mai di procedere con una gradualità, con un senso di coerenza, con un senso di costrutto che ti dà, parola magica per te, sicurezza nel tuo modo di porti, nel tuo modo di costruire, di realizzare in maniera appunto più che mai soddisfacente per te. Ma i momenti migliori della giornata si prospettano soprattutto se appartieni alla ultima decade, con questa ancora importante presenza di Venere nel tuo segno, che pare essere ancora garante veramente di ottimi equilibri, di momenti di romanticismo, di empatia con le persone a cui maggiormente tieni, quindi con il partner, con chi ti ama, ma anche con le persone a cui maggiormente tieni, con chi ti vuole bene. Andiamo avanti con te, maestoso e carismatico Leone, che va incontro a una giornata nell'insieme decisamente molto piacevole, che ti vede più che mai protagonista, proprio come a te piace. Un umore ottimale risulta garantito da questa presenza della Luna, che si fa sentire in senso positivo se appartiene alla prima e alla seconda decade, in grado di rinvigorire ancora di più quel tuo modo molto già normalmente fascinoso, elegante di porsi, che viene ancor più rimarcato grazie appunto alla presenza di Marte, che è presente nel tuo segno e si fa sentire se appartiene alla prima decade. Quindi giornata di presenza di rilievo in poi in ogni contesto, sia privato che professionale, che ti consentono veramente ancora più del solito di ben figurare con buona soddisfazione da parte tua. Ottima forma generale se appartiene alla prima decade, con questo sole sempre molto importante, molto positivo. Momenti di romanticismo, momenti di buona empatia per i nati l'ultima decade continuano a essere favoriti da questa Venere, sempre molto positiva per te. Soltanto a livello mentale qualche momento di defiance nei tuoi intenti, nella tua comunicatività, nella tua progettualità potrebbe farsi sentire se appartiene alla seconda decade, con questo Mercurio ancora alquanto fastidioso per te. Per te metodica e razionale Vergine, momenti decisamente interessanti, positivi, briosi e di assoluto rilievo nel tuo modo di porti nei confronti delle persone che ti sono vicine. Dal punto di vista emotivo infatti risulti molto più disponibile rispetto al consueto anche venire incontro alle persone che ti sono vicine, e nel farlo riesci a essere anche molto gradevole, molto presente, con un senso veramente accattivante. Per quanto riguarda la tua forma generale, sempre ottimale se appartiene alla seconda e l'ultima decade, un sole un po' smorzante, questo sole primaverile, potrebbe farsi sentire se appartiene alla prima decade. Decisamente ottimale la tua progettualità, i tuoi intenti sia nella sfera professionale che privata, se appartiene alla seconda decade, con questa costante presenza del Mercurio che ti governa, che ti consente più che mai di ottenere ottime soddisfazioni nei tuoi intenti, nelle tue prospettive, nel tuo modo di comunicare quelle che sono le tue progettualità, in un senso appunto più che mai anche materialmente appagante per te e magari per chi collabori con te. Anche se appartiene alla prima decade, appunto non dimentichiamo questo recente arrivo di Giove, che risulta anch'esso garante veramente di una buona fortuna più che mai concreta. Ottimale anche la vita più intima e personale, sempre se appartiene alla ultima decade.
Andiamo avanti con te, estetica e creativa bilancia, ancora momenti decisamente positivi, equilibrati, parola magica per te, e decisamente ottimali nella tua rapportualità con le persone con cui ti incontri e ti relazioni quest'oggi, soprattutto se appartiene la prima e la seconda decade. La presenza della luna nel tuo segno ti consente veramente di sentirti perfettamente a tuo agio in ogni contesto, in ogni situazione, con questa enfatizzazione di quel tuo modo più che mai elegante, più che mai gradevole di porti. Anche il Marte, presente in posizione propizia se appartiene alla prima decade, ti consente veramente di non farti nessun problema a rivestire dei ruoli di assoluto rilievo, con cui veramente risulti un punto di riferimento per quel gruppo di persone di cui fai parte, appunto, sia nell'ambito magari privato che professionale. Ottimale la tua forma generale se appartiene alla prima decade, con questo sole decisamente molto favorevole, e per quanto riguarda la vita più intima e personale, sempre buona ripresa per i nati la prima e la seconda decade, qualche momento un po' nebuloso, non così trasparente, non così facilitato di relazione appunto con le persone cui maggiormente tieni, con il partner, con chi ti ama, se appartiene all'ultima decade, ancora per questi giorni, con questa presenza appunto venusiana un po' fastidiosa in questo senso. Per te strategico e inconscio Scorpione, momenti di maggior trasparenza in un certo qual modo nella giornata di oggi, rispetto a quel tuo modo magari a volte più strategico, più diffidente, più belligerante di porti, la luna di oggi dal punto di vista emotivo è come se ti consentisse di entrare in maggior sintonia, con maggior facilità con le persone con cui ti relazioni, soprattutto se appartiene alla prima e alla seconda decade, quindi apertura al dialogo, apertura allo scambio che ti vede in una posizione appunto molto più morbida rispetto al consueto. Tutto ciò nonostante se appartiene alla prima decade, questa presenza marziana viceversa un po' fastidiosa che potrebbe indurti viceversa dal punto di vista di azione a compiere delle azioni un po' brusche, a magari anche abusare di quelle che sono le tue posizioni, le tue forze. Quindi qualche momento di necessità di contare fino a 10 prima di agire, prima di procedere, appunto potrebbe farsi sentire, lo ripeto, per i nati la prima decade. Decisamente più equilibrata la situazione per quanto riguarda la rapportualità nell'ambito più intimo e personale, sempre se appartiene alla ultima decade, con questa Venere che risulta garante di momenti di buon romanticismo, di facilità appunto di intesa. Dal punto di vista di concentrazione, di progettualità, ottimale se appartiene alla prima e l'ultima decade, qualche momento di difficoltà soltanto per i nati la seconda. Proseguiamo con te, ottimista e avventuroso Sagittario, giornata decisamente positiva dal punto di vista emotivo, con questa presenza lunare che si fa sentire in un senso più che mai gradevole se appartiene alla prima e alla seconda decade. Quindi quel tuo modo molto aperto, molto fiducioso di porti nei confronti di persone e situazioni risulta ancora più marcato appunto se appartiene alla prima e alla seconda decade, con la tua capacità di interazione sicuramente molto accattivante, molto gradevole. Ci pensa anche Marte, decisamente favorevole per te se appartiene alla prima decade, a garantirti questa modalità di rapportarti sicuramente molto positiva per te, ma anche come riferimento per le persone che ti sono vicine. Tutto ciò nonostante se appartiene alla prima decade, questo sole primaverile potrebbe farsi sentire con un effetto ancora un po' smorzante quel tuo consueto centramento. Per quanto riguarda la vita più intima e personale, ancora spazio non tanto quella passione per te importante, ma anche momenti di romanticismo, e nel tuo modo di progettare, più che magari guardare avanti come a te piace fare, sei in grado anche di soffermarti con la tua attenzione su ciò che è già stato fatto, che risulta una sorta di punto d'appoggio, una base di sicurezza prima di poter ulteriormente procedere. Per te pragmatico e concreto Capricorno, una giornata un po' particolare, energie in campo che in un certo qual modo è come se ti inducessero a spostare la tua attenzione più su piani metodici, razionali, come peraltro a te piace, più che non una rapportualità su un piano più emotivo, considerato appunto questa presenza lunare che si fa sentire in senso un po' fastidioso se appartiene alla prima e alla seconda decade. Viceversa, appunto, sempre per i nati prima e seconda decade, risulta importante, positiva, strutturante e soddisfacente questa posizione rispettivamente di Giove per i nati la prima decade e di Mercurio per i nati la seconda. Quindi uno spostamento d'attenzione su quelli che sono i tuoi progetti, sia privati che professionali, che hanno modo di procedere, di evolversi, di maturare
maturare in maniera graduale e positiva di fronte a te con veramente ottima soddisfazione, un po' su tutti i livelli, ma tanto più se sono concreti e materialmente soddisfacenti. Dal punto di vista della tua vita più intima e personale, ancora buon equilibrio e buona ripresa per i nati la prima e la seconda decade, una Venere non troppo propizia potrebbe farsi sentire se appartiene all'ultima, con una tua presenza magari non così importante, magari con questo senso quasi scostante di porti appunto nei confronti delle persone a cui maggiormente tieni, sia chi ti ama che le persone che fanno parte di quell'entourage familiare. Continuiamo con te, frizzante e anticonformista, Acquario. Momenti decisamente positivi, importanti, interessanti si profilano soprattutto se appartiene alla prima e la seconda decade, considerata questa presenza importante sia del Sole che della Luna, con questa maggiore apertura, questo senso di socievolezza, questo senso di andare incontro con entusiasmo e con questo spirito curioso e frizzante appunto nei confronti di situazioni e persone che la giornata ti porta. Per quanto riguarda il modo di scegliere, di gestire, di agire, viceversa, se appartiene alla prima decade, si fa sentire questa presenza di Marte non troppo favorevole, che è come se ti inducesse a questa necessità di ponderare prima di tuffarti nella mischia, magari un po', non dico abusando delle tue forze, però magari non con quel consueto equilibrio che ti caratterizza. Anche dal punto di vista più progettuale, mentale e dialogativo, se c'è un buon equilibrio, se appartiene all'ultima decade, e una buona ripresa ancora se appartiene alla prima, per i nati la seconda continua a farsi sentire questa presenza mercuriale, che appunto nell'ambito più mentale e progettuale è come se rendesse certe tue valutazioni non così fluide, non così attente, non così concentrate come di consueto, quindi con necessità magari di fare maggiore attenzione, per così dire, prima di procedere sulla base di valutazioni che potrebbero non essere proprio corrette come ti aspetteresti. Concludiamo con te, fantasioso e profondo Pesci. Vai incontro a una giornata un po' altalenante, soprattutto per quanto riguarda la tua forma generale, e se appartiene alla prima decade, con questo Sole che continua a essere in posizione un po' fastidiosa, in grado di smorzare appunto il tuo consueto centramento. Decisamente più equilibrata la situazione se appartiene alla seconda e soprattutto all'ultima decade. La vicinanza delle persone a cui maggiormente tieni, soprattutto quei contesti familiari, le persone che ti sono care, ma anche l'eventuale partner stesso, chi ti ama, risulta veramente positiva, con questa capacità da parte tua ancora più spiccata del consueto di creare rapporti armoniosi, con buona empatia e con facilità di intesa ancora più spiccata, appunto considerata questa presenza di Venere decisamente molto favorevole. Per quanto riguarda i tuoi intenti, la tua progettualità, sia dal punto di vista privato che professionale, riesce a essere insolitamente, ma positivamente per te, concreta e concreto e costruttivo, soprattutto se appartiene alla seconda decade, con questo Mercurio che ti consente veramente di procedere ad ampi passi verso la realizzazione di certi intenti, di certe mete che sono più che mai solide ed importanti per te. Quindi avanti tutta con questo senso veramente di costrutto, magari un po' insolito, ma positivo per te. Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stata, essere stato qui con me su Astrolove, come di consueto, per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, a produrre per te contenuti sempre più belli, curati e accattivanti. Ti invito, qualora ancora non l'avessi fatto, a iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, ad attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e, se ti fa piacere, perché no, metterci anche un commento qui sotto. Ora inoltre la possibilità anche più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonata e abbonato, ed altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi per così dire generalisti dedicati alla posizione del Sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o il tuo ascendente, hai la possibilità, se lo desideri, in privato, in maniera specifica e mirata, di indagare su ogni aspetto che ti stia particolarmente a cuore, dall'amore, i rapporti affettivi con chi ti vuole bene, con chi ti ama, i rapporti con i figli, con i genitori, il lavoro, la professione,
professione, la tua realizzazione, i viaggi, business, il denaro, lo studio, l'amicizia, ogni aspetto appunto di rilievo per te, richiedendo appunto un consulto personalizzato, mirato, in privato, secondo le modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi entrare in possesso di queste chiavi interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online on demand di astrologia, comodamente da casa tua, in un percorso strutturato in 12 lezioni per consentirti veramente di acquisire passo dopo passo queste metodologiche di interpretazione di queste posizioni planetarie di cui ti parlo in questi oroscopi. Trovi sempre appunto tutte le indicazioni per potervi partecipare nel mio astroblog. Ti ringrazio ancora, ti do appuntamento come di consueto per l'oroscopo giornaliero, sempre qui sul mio canale a domani, e ti auguro che gli astri veglino sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!